Abbiamo ogni nostra ansia, ogni nostra preoccupazione e facciamo che il santo dei miracoli possa compierne ancora uno, mettere fine a questo incubo. Ammirabile Sant'Antonio, glorioso per fama di miracoli e per predilezione di Gesù, venuto in sembianze di bambino a riposare tra le tue braccia, ottienimi dalla sua bontà la grazia che desidero ardentemente nell'interno del mio cuore. Tu, così pietoso verso i miseri peccatori, non badare ai miei demeriti, ma alla gloria di Dio, che sarà ancora una volta esaltata da te e alla mia salvezza eterna, non disgiunta dalla grazia che noi oggi qui ti chiediamo. Glorioso Taumaturgo, padre dei poveri, tu che hai prodigiosamente scoperto il cuore di un avaro immerso nell'oro, per il grande dono ottenuto di avere il tuo cuore sempre rivolto alle miserie e agli infelici, tu che offristi al Signore le mie suppliche e per la tua intercessione speriamo siano esaudite, gradisci, in segno della nostra riconoscenza, l'offerta che deponiamo ai tuoi piedi in soccorso della sventura. Ti offriamo le nostre ansie, ti offriamo le nostre preoccupazioni, ti offriamo le nostre difficoltà, il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra vita. Giova ai sofferenti, come a ognuno di noi. Accorri in aiuto di tutti per soccorrerci nelle necessità temporali, ma soprattutto in quelle spirituali, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Accogliamo con un applauso Sant'Antonio. Facciamo sì che la nostra preghiera salga fino al cielo e gli chiediamo la grazia di accompagnarci in questi giorni.